Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Cloud. Vedete Stiva 8, al che alcuni di voi potranno dire: come Stiva 8? Eravamo molto prima, infatti ho perso praticamente un episodio. L'ho giocato, ho fatto il video per voi, ma non c'era l'audio, praticamente ci sono stati problemi vari. Quindi, visto che di fatto è stato un piano e basta, e anche molto noioso da svolgere, ho deciso direttamente di tagliarlo e non e toglierci il problema. Una cosa che ho fatto è stata mettere il primo edificio su Reginia, ma adesso lo vedrete direttamente perché quando torneremo lì. E appurare quanto danno possono fare questi stronzi. Assorbimento mannaia più 4 completo. Vediamo un po' cosa dà della mannaia. Allora, io sarei quasi convinto di continuare a dargli fulmine per aumentare un pochettino il danno. Ma vediamo un po' cosa può servirci qui. Una mazza. Spaccami medico, dai. Tanto ormai ho appurato che la mannaia non diventerà la nostra arma definitiva. Oh, è vero, l'abbiamo già portato al massimo. Non ci avevo proprio pensato. Ebbene sì, ci tocca cambiare, fargli cambiare stato. Forse l'avrei dovuto giocarci in maniera un po' più attenta. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo la sfera di sintesi della mannaia, che potremmo riprovare a impiegare sulla spada del serpente. Mostruoso. C'è una resistenza mostruosa con questa sfera di sintesi dentro. Vabbè, però che comunque va potenziata anche questa, quindi trasforma. Gli diamo il freddo che tanto voleva, che non abbiamo. Ah sì. Eccone una. E cos'altro possiamo dargli? Lo spaccami medico che qui è pieno. E momentaneamente perplesso. Ghiaccio, fulmine. Fulmine però otterrebbe dalla cosa. Accessori. Un attacco più uno, dai. Che comunque neanche la spada del serpente ci porteremo avanti più di tanto, però sprecare potenziamenti mi fa piangere il cuore. Quindi, allora, qui mettiamo i due diamanti carini carini qui, e praticamente potenziano tutto, non c'è cosa che non potenzino. E poi gli mettiamo la sfera di sintesi della mannaia, molto carina e delicata qui, che la porta tipo a 70 di attacco, al massimo di resistenza possibile. Oddio, che bell'arma. Aspetta, forse potrei, non credo che scali più di tot. No, no, teniamoci il diamante. L'abbiamo armata? Sì. Vediamo un po' come cosa riusciamo a combinare con quest'arma. Abbiamo tolto 2/3 di vita così. Non ho visto neanche da dove è arrivato l'attacco. No? Non c'è una rosa qui vicino? Ho visto il classico attacco delle rose. Vabbè. Un albero. E qui abbiamo una bomba. Sempre delicate ed eleganti. Il regalo per tutte le occasioni. Ok. Questi, come abbiamo appurato, fanno quella carica che fa un male cane, ma la carica è lenta, quindi tranne strane sfighe bisognerebbe sempre poterle schivare. Perfetto. Non mi piace molto il danno che abbiamo preso, ma vabbè. E vabbè, che palle. Mi volete proprio costringere a sprecare del formaggio? Non trovo il formaggio. Perché questi purtroppo è capace che 52 danni me li fanno con un colpo e mezzo.
E non voglio fare la figura della finaccia. Quindi. Oh, un Sam. Che è un nemico a distanza che abbiamo visto nel precedente. Opera. Ghiaccio. Averla presa prima. Comunque, il Sam invece è un nemico che praticamente attacca a distanza. Mi pare lanci delle sfere di ghiaccio. E ogni tanto si mette in parata quando siamo troppo vicini. Niente di troppo complesso da affrontare. Strada. E vai, continuiamo a correre per il relitto. Questa è una stanza molto ampia, quindi forse saranno. Oh, capitano, prima volta incontriamo. Preferisco togliermi dalle scatole del nemico che conosco prima. No, eh. Oh, sono due capitani. Ah, no, ok. Non volevo aprire qui, però. Ok, il Sam che attacca a distanza ce lo siamo tolto e non so cosa aspettarmi dal capitano, a essere sinceri. Potrebbe essere una rogna, come potrebbe essere facile da buttare giù, come effettivamente si è dimostrato. Oh, ci ha dato anche il. Al pirata con l'uncino che ci dà l'uncino. Ci dà il gancio, ma esteticamente è quello. Parasole. Io sto cercando un'altra specifica che spero di trovare, che è l'auto. Vediamo, spero di trovarla in questo piano, così posso. Superficie dell'acqua, questo comincia a essere inquietante. Con l'atla dell'auto potremmo finire l'edificio che avevo già messo lì, che stando a un mio amico, dovrebbe essere il primo edificio che è consigliabile costruire a Reginia. Lui la chiama con il nome inglese, però effettivamente è Reginia. Ok, dai. Nemico. Un Sam. In realtà lo continuo a chiamare Sam, ma credo sia Somma. Ok, devo essere sincero, pensavo mi avrebbe fatto più danno. Cioè, fa male, perché sono un. Quanti? 38 danni? Però pensavo peggio. Prigione. Perfetto. Due colpi ci ha tolto. E stiamo. Ci hanno tolto 100 di vita. Oh, pesce vivo. Che ancora non ho capito a cosa serva. Forse. Mo' mi è venuto un dubbio. Non vorrei dire cavolate, però. Non è che è per il piano. Non vorrei dire cavolate. Se io vado qui. Non è che posso usare il pesce vivo per non fare non so cosa. E infatti sì, il pesce vivo è la chiave del piano secondario, del piano dietro. Sì, ma io adesso non voglio andare al piano posteriore. Era solo perché già al piano precedente ne avevo un pesce vivo che era diventato putrefatto dopo poco, perché ho detto che cacchio, non l'avevo visto il cerchio magico ed è uno di quelli negativi. Che bello. Allora, apriamo tutti questi forzieri e poi dirigiamoci verso il piano posteriore, ormai l'abbiamo aperto. Acqua saporita, tra l'altro con un po' di fortuna otterremo robetta carina lì. Speriamo bene. E di non fare una fine atroce. E già basterebbe non incontrare questi mimic del cacchio. Contando che qui ci tolgono un terzo di vita. Dietro al. E che palle. Perfetto. E vai giù. L'ennesimo mimic. Dai. Ah no. Cristallo magico, guarda, quasi preferivo fossi un mimic. Ok, adesso. Tagliamo, andiamo direttamente lì al piano posteriore. Ok, ci stiamo fin. Modo abbastanza strano per. Non mi sento molto sicuro, devo dirlo. Ma andiamo, proviamo a fare sto piano posteriore. Siamo che riusciamo a fare il miracolo. E a non finire trucidati, intendo. Assomigliava leggermente a uno dei. Oh! Lazia Melu.
Allora, notare quanto danno mi ha, quanto mi ha tolto. No, io dico, notare quanto cacchio mi ha tolto. Ed è un nemico che non ha, non è propriamente, come posso dire, classificarlo un nemico potentissimo, assieme a Melu. Però forse è il fatto che, dai. Dai, carica. Perfetto. Ah, ma io sto uccidendo cose senza guadagnarci punti esperienza qui? Sono un imbecille, sono il più grande imbecille della storia. Vediamo qua. Togliamo. Rimettiamo altro ghiaccio. Ammazza mostri marini non ci sono, vero? No, sarebbe troppo bello, troppo comodo. Mettiamo questa. Ci sono di piante che già abbiamo in abbondanza e resistenza più 1, così che quando toglieremo, perché non avremo sempre la sfera di sintesi dentro. Ok, allora, diamante. Come, ribadisco che in questo gioco c'era bisogno di un modo più veloce per, visto che bisogna fare molto questi giochini con gli accessori, un modo più veloce per usare, per giocarci proprio. Allora, non sono più molto impaziente di proseguire il piano posteriore, anche se ho visto che poco più avanti, che cosa c'è? Un granato. Ah, è una pietra preziosa. Credo che già solo per questo ne sia valsa la pena di venire qua. Comunque ho visto che nel piano successivo abbiamo una sorgente, quindi se non ci one shottano possiamo sempre correre lì e rifocillarci. Non mi viene la parola. Come sconfiggiamo tutti i nemici? Do un'occhiata a cosa fa il granato, perché magari è una cosa veramente utile e ci cambia la giornata. Granato. Da più 10 al fuoco e più 10 a bestie. No, con questo nello specifico non ci serve. Ora non ci serve. E qui nel futuro i Diana si stanno rivelando relativamente facili da buttare giù. Grazie forse a loro voler caricare sempre. Gemma del ghiaccio. Ci sto quasi sperando in un ennesimo oggettone. Per i yacht, infatti ci ho sperato bene. Scusate, ma io voglio controllare perché potrebbero essere tutti oggetti che ci cambiano la partita. Solo che su armi. Oh, più 10 sacro, più 10 a bestie e più 10 contro le piante. Che anche questo non ci cambia adesso. Anche se forse col fatto che siamo già al massimo ci dà anche qualche stat base che non riusciamo a vedere. In questo caso specifico non mi sto a dannare per risparmiare i punti di resistenza dell'arma, perché questi che ci sfiorano ci ammazzano. Dai, dai. Vabbè, non spacca metallo, che comunque è un oggetto più utile di trovare una pagnotta lì dentro. Perfetto. Collega non avrei voluto incontrare. Riesco a fargli del trucchetto. Perfetto. Penso sia la prima volta che sono contento di sprecare i punti resistenza per fare la mossa del mulino. Ma qui ne è valsa proprio la pena. Tanto mi ero quasi dimenticato di averla. Ametista. Cioè, che figata. Cioè, ma vabbè, per rispetto vostro controllerò dopo cosa fa l'ametista. Comunque, ne è valsa la pena. Rettifico tutto quello che avevo detto prima. Il fulmine, dai. Ci sta, un oggettino un po' più piccolo. No, non voglio morire come un imbecille così, eh.
volevo assicurarmi di non avere un'altra banana. Di non essere in una stanza con una sorgente che non avevo visto. E va giù. Adesso siamo con l'assorbimento basso. Qualche altro basso, mi azzarderei pure andare nel cerchio magico. I nemici sono morti. Carico di energia. Sarebbe stato più comodo averlo prima, però vabbè. Adesso a questo punto torniamo all'ingresso, torniamo al piano normale e andiamo al piano successivo. Anche se visto che ormai siamo quasi a un quarto d'ora abbondante di video, credo che convenga interrompere direttamente. Però quantomeno voglio tornare al piano base per farvi vedere di nuovo l'animazione del, mi pare l'abbia chiamato pesce generale, che ci riporta. Già che ci stiamo, ripariamo anche l'arma. Giustamente. Dicevo, il pesce generale che ci riporta al piano normale. Dai, dai, corri Ton, corri come se non ci fosse un domani. Eccolo qui, bellino. Fidati del giovane signore. Tra l'altro credo che siano anche respawnati i nemici. Ma tanto abbiamo già preso tutte le atla di là, quindi ce ne frega assai. Vediamo un po'. Sì, infatti ha respawnato praticamente tutto. Quindi corsetta veloce, ma tanto non è un problema, ce l'abbiamo qui dietro. Dov'è il gancio? Eccolo qua. Perfetto. Allora, interrompiamo qui e ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao!